grande abbraccio. Una buona serata a tutti gli amici di RTG Telegolfo dallo stadio Ricinello di Gaeta, campionato di promozione girone D. Scendono in campo allo stadio di Gaeta la Mistra, la città di Gaeta, lo Scalambra Serrone per una gara importante per quanto riguarda la parte medio-bassa della classifica, una gara che vede impegnati i giallo-blu di casa in una partita che deve dare i tre punti a una squadra che si attesta a metà classifica e che soprattutto all'interno delle mura amiche del Ricinello ha dato il meglio di sé. Quest'oggi chi vi parla è Erasmo Lombardi di Perna per l'indisponibilità soltanto temporanea da parte di Vito Coppola, Vito Coppola che salutiamo con affetto qui dagli spalti del Ricinello. Enrico Duratorre alle riprese, alla produzione come sempre di Giuseppe Capuano che salutiamo, qui a fianco a me per il commento tecnico avremo la possibilità di dare uno sguardo sia dal punto di vista come si può dire Antonio, del tifoso di strada che segue questo campionato con grande passione, e anche dal punto di vista tecnico, perché c'è con noi Marco Pepe, centrocampista e capitano del Gaeta, che speriamo voglia darci una mano nell'analizzare anche qualche episodio. Però insomma, prima di tutto buongiorno Antonio, buongiorno a te, benvenuto su RTG Telegolfo. Sì, diciamo che questa è una partita che diciamo dirà tutto quello che poi è veramente oggi la Mistra della città di Gaeta, perché si incontrano due squadre diciamo più o meno dello stesso livello. Beh, insomma no, stesso livello no, perché la Mistra è a metà classifica e lo Scalambra è ultimo, quindi certamente la Mistra potrà far vedere la classe di cui dispongono gran parte dei suoi giocatori e soprattutto una Mistra che deve farsi perdonare il mezzo passo falso di Terracina contro la squadra che probabilmente è la più in forma del campionato. Adesso abbiamo un po' di difficoltà perché c'è lo speaker della Mistral che sta parlando e ci crea qualche problema nella telecronaca. Intanto la Mistral che prova ad andare in avanti, ma il lancio è lungo. Attendiamo che lo speaker termini di parlare e poi riprendiamo la telecronaca. Per l'individuazione di responsabili di fatti violenti, ad annullare all'insorgere i cori e le altre manifestazioni offensive con applausi e quant'altro esprime correttezza sportiva. Eccoci, siamo rientrati dunque in telecronaca. Buongiorno a Marco Pepe, un riposo fuori programma quest'oggi. Attenzione intanto alla prima conclusione della Mistra che termina sul fondo. Ecco, come si vive una situazione del genere e soprattutto che partita è questa alla quale stiamo assistendo? Innanzitutto buongiorno a tutti quanti voi. Niente, noi oggi siamo liberi, non giochiamo perché il Priverno, come un po' ben tutti sapete, si è ritirata dal campionato e quindi non giochiamo. Stamattina guardo questa partita della Mistral. Vabbè, credo che la Mistral, dopo che comunque anche a loro gli hanno tolto i tre punti, questa deve essere per forza una partita che devono vincere, così escono dalla zona play-out. Però tutte le partite non sono mai facili e quindi auguro un grosso in bocca al lupo alla Mistral. Grazie a Marco Pepe, capitano del Gaeta e anche mister, ovviamente, come tutti sapete, per le vicende che hanno portato alla sua nomina, anche dal punto di vista tecnico, di una squadra che ha ancora, secondo il mio punto di vista, molte chance per rientrare nel discorso promozione diretta o per accedere a quel secondo posto che darebbe poi la possibilità di disputare i playoff. Intanto lo Scalambra Serrone è in avanti, ultimo in classifica, una squadra che ha grosse difficoltà, certamente 4 punti dopo 15 giornate la dicono lunga sullo stato tecnico e anche tattico di una compagine che certo si affaccia a questo campionato per la prima volta, ma che ha avuto grosse difficoltà nella gestione dei match. Anche qui a Gaeta ricordiamo, mi pare Marco, un 5-0, un 5-1 contro lo Scalambra Serrone, insomma forse è stata la partita che è terminata col maggiore divario. Diamo un'occhiata intanto alle formazioni, la Mistral che si schiera con in porta Cenerelli che esordisce qui allo stadio Ricinello dopo la parentesi certo non felicissima di domenica scorsa a Terracina. Cenerelli, Berlisi, Pannozzo, Di Lanna, Monforte, Fortunato, Siniscalchi, Giunta, Di Florio, Fanelli e Di Trocchio, quindi insomma tra virgolette possiamo dire
formazione titolare ci sono tutti quanti quelli che hanno disputato la maggior parte delle gare per la squadra di mister Parisella. Risponde lo Scalambra Serrone con Damizia, Turo, Colavecchi, Ossain, Terenzi, Gabrieli, Traversi, Carinci, Zocchi, Testa e Iasiello. In panchina con mister Rufo ci sono seduti Cipriani, Spenati, Prili, Paladini, Sabellico, Cristofari e Verrecchia, mentre invece con mister Parisella, Caso, Aziotei, Castiglio Caro, Bartolomeo, Fiore, Nunes e Parasmo. Ecco, la prima cosa, Antonio, io so che tu ci tieni tantissimo ai settori giovanili, rientrano a Gaeta e sono proprio in panchina per quanto riguarda la Mistra, la Aziotei, Castiglio Caro, che avevano provato l'avventura a Priverno anche con discreti risultati, adesso si sono visti un po' defraudati della loro chance di poter giocare con la squadra dei Monti Lepini, rientrano a Gaeta, insomma mezzo dolore per loro, però che peccato, no? Era buona un'esperienza lontano dalla loro città. Ecco qua un'azione d'attacco per... State attento perché prova la missa, c'è la bella parata di Damizia. Sì, dobbiamo puntare maggiormente ai nostri ragazzi del settore giovanile, di varie società che sono qui nella città di Gaeta. È un peccato veramente perché stavano facendo una bellissima esperienza, però vediamo, cerchiamo di dare un po' più spazio a questi ragazzi e la Mistral sta provando a fare questo. Il calcio d'angolo per la Mistral che è andata vicinissima al gol, prova ancora la battuta al centro, ancora la chance, secondo palo, ottima l'uscita del portiere che smanaccia il pallone fuori dalla linea dei 16 metri, può ripartire adesso lo Scalambra Serrone. Interessante il pallone sul settore di destra, un po' lento però nella corsa il numero 9 ospite Zocchi, che si fa precedere dal difensore che riesce a coprire e a dare palla al portiere. L'occasione per la Mistral che riparte ancora con Fanelli sul settore di destra. C'è l'anticipo però da parte di Colavecchi che serve il pallone al portiere che giochicchia in maniera un po' troppo avventata, secondo me riesce però a recuperare il pallone prima dell'intervento degli attaccanti in maglia gialloblu. Al quarto minuto l'occasione per la Mistral che si è avvicinata al gol partendo da vie verticali. L'arbitro della gara è il signor Emanuele Felici di Aprilia. Calci di Cassino l'assistente 1 e Franchitto pure della città martire l'assistente 2. Volevo dare degli aggiornamenti che sono aggiornamenti degli altri campi. La partita non va in diretta, quindi sono piuttosto superflui, Antonio, perché quando i nostri telespettatori la vedranno si saprà già tutto, quindi per il momento preferiamo seguire la telecronaca della gara con il calcio di punizione per lo Scalambra Serrone che si trova adesso in una posizione che è lontana più o meno i 40 metri dalla porta difesa da Cenerelli, ex Formia, ex Minturno, ex Gaeta, portiere di grande esperienza. Chiaro, il portiere in questa categoria assume un'importanza vitale. Rinvia sulla incursione tentata di Fanelli la difesa dello Scalambra. Bello l'1-2 per Fanelli che ha il tiro a disposizione, la palla colpita in maniera non forte ma precisa, indirizzata all'incrocio dei pali che termina però sul fondo. Colpo di testa di Pannozzo che rimette il pallone sul settore di sinistra, ancora uno scontro che l'arbitro reputa regolare, va a combattere per il pallone Iasiello, c'è un rimpallo, ancora Pannozzo che prova a servire il compagno ma fa break Ossain che rimette la palla sui piedi dei suoi centrocampisti, in particolare Carinci. Partita dai ritmi bassi in queste prime battute con la Mistral che chiaramente cerca di imporre il suo maggiore tasso tecnico con questo tipo di iniziative sui piedi di Fanelli. È buona la palla che va sui piedi di Dylan che prova la battuta dai 20 metri ma il pallone è colpito male, chiude troppo il tiro il centrocampista della Mistral e palla che termina
sul fondo, ci si aspettava una giornata di ben altro tenore dal punto di vista meteorologico, invece Gaeta come sempre riesce a stupire con un cielo veramente bellissimo, azzurro, terso, aria pulita. Certo fa un po' freddo, ma insomma di questi tempi una giornata così credo di poter dire un vero e proprio lusso. Ovviamente siamo contenti anche di questa situazione. Fortunato riparte col pallone sul piede, serve Fanelli, Fanelli si gira, prova il passaggio in verticale, c'è però la difesa che fa buona guardia, Bernisi cede ancora a Fanelli che sventaglia, ma il pallone non è preciso. Ancora l'inserimento di Trocchio che tira la palla centrale, Scalambra che si difende insomma in maniera un po' approssimativa, sì, assolutamente sì, difesa che è affidata soprattutto a ragazzi giovanissimi. Abbiamo il numero 2 Atturo che è classe 2000, il numero 3 Colavecchi classe 98, insieme all'altro centrocampista che pure è classe 98, quindi una squadra giovane, giovanissima, che addirittura schiera ben 6 under nella formazione titolare. Antonio, si fa un bel dire che bisogna favorire i settori giovanili, però poi l'inesperienza soprattutto nel settore difensivo. Intanto attento perché c'è una bella azione della Mistral che prova a rendersi pericolosa, alla fine dell'azione ti cederò la linea per un commento su questo aspetto. Bella la palla dentro per Trocchio che non è in gioco, l'assistente aspetta che tocchi il pallone per segnalare. Dicevo, si paga in termini di esperienza poi, eh? Beh, è logico, quando ci sono troppi under c'è troppa, diciamo, inesperienza dal punto di vista pure della testa, perché ci vuole un po' di attenzione da parte della squadra tutta, diciamo. Se metti troppi ragazzi dentro alla fin fine poi sì, c'è tanta corsa, tanto agonismo, poi però l'inesperienza paga. Sono assolutamente d'accordo con questa analisi di Antonio, però prova adesso il giovane Traversi ad andare via sul settore di sinistra, fa fuori il primo avversario, è costretto però a rifugiarsi fin quasi sulla bandierina del calcio d'angolo, poi cede palla proprio a Hossain, questo ragazzo classe 98 che prova a passare in mezzo a due difensori della Mistral, c'è Bernisi che pure riesce a fermarlo, e adesso c'è questa bella apertura sul settore di sinistra con un po' di spazio a disposizione per Fanelli che però non va a chiudere sul pallone, attende l'arrivo dell'esterno. A buon gioco Terenzi che però scivola, Fanelli, gran gol! Vabbè, questo è un colpo che Fanelli ha nelle sue corde e riesce con un bel pallonetto a pescare il secondo palo sulla sinistra di Damizia che nulla può, Marco Pepe. Insomma, questa c'è la griffa di un giocatore che ha nei suoi piedi questi colpi. Vabbè, Fanelli è un giocatore di qualità, io ci ho giocato anche insieme a Castellammare, questi sono gol che lui ha proprio nel suo repertorio, e quindi devi solo a un gol così devi solo che applaudire. Sì, ne sa qualcosa anche il Gaeta, che proprio con una soluzione abbastanza simile, Antonio, no? Ti ricordi sull'esitazione di Mirabet? Fanelli senza pensarci su ha guardato la porta e l'ha messa, sì, con un pallonetto. È un grande giocatore, soprattutto in questa categoria. Beh, Fanelli come Parasmo sono tutti, diciamo, giocatori che hanno giocato ad alti livelli pure, cioè, pure che c'hanno, sono su con l'età, però specialmente quando c'hanno delle squadre che non è che sono poi all'altezza, non perdonano. Eh sì, tra l'altro qualche settimana fa su una nota emittente laziale hanno fatto vedere un gol che Fanelli segnò con l'Avellino allo stadio Latina, in un Latina-Avellino in Serie C, un gol strepitoso, un paio di palleggi fuori area, un'iniziativa personale, palla collocata all'incrocio dei pali. Questo è un giocatore che anche con la maglia del Gaeta insomma ci ha fatto vedere veramente belle cose, quindi tanto di cappello, e soprattutto una partita sbloccata al decimo minuto che insomma, come si dice, queste sono partite che se vengono sbloccate nei primi minuti poi possono essere considerate in discesa, diversamente è chiaro ci potrebbe essere qualche problema, ma insomma mi sembra che l'approccio dello Scalambra non sia stato tale da poter preoccupare la Mistral più di tanto. È una squadra che
È chiaro che ha delle difficoltà, la peggiore difesa del campionato, il peggiore attacco, ultima in classifica, insomma, più di qualche motivo ovviamente ci sarà per una performance così. Dei giovani simpatici e volenterosi ragazzi sociari che però è chiaro che stanno rivestendo purtroppo un ruolo piuttosto marginale in questo campionato, ma la partita è ancora tutta da giocare, la Mistral è in vantaggio, ma bisogna assolutamente mettere in cassaforte un risultato che finora è di 1-0 mentre siamo al 13° minuto di questo primo tempo. Palla lavorata da Zocchi che chiama sul settore di estrema destra, nonostante il numero 11 sulla schiena, la palla rimbalza, termina direttamente sul fondo. Una Mistral che avrà la possibilità adesso di gestire il risultato nel modo migliore possibile. Certo, come diceva Marco Pepe, i tre punti persi per la gara vittoriosa contro il Priverno rischiano di pesare, perché la Mistral si trova adesso davvero ai margini, siamo ai margini della zona play-out, anzi dal punto di vista numerico è dentro la zona play-out la Mistral, perché è quart'ultima oltre le due che retrocedono direttamente, anche se attenzione, no, ci sarà soltanto una retrocessione diretta, per cui le squadre vanno considerate dallo Scalambra Serrone, dall'Arpino in su, quindi la Mistral è fuori. Le squadre che vanno ai play-out in questo momento sarebbero Arpino, Alatri, Sporting Bodice e Casalvieri, perché ci sarà una sola retrocessione e il posto in questo momento sarebbe appannaggio dello Scalambra proprio con 4 soli punti, quindi Priverno all'ultimo posto, retrocessa d'ufficio per il ritiro dal torneo. Attenzione all'iniziativa sulla sinistra, insomma questo portiere si sta facendo vedere perché sta tenendo a galla la sua squadra già con un paio di interventi decisivi. Bravo Mario Bernisi a far fuori l'avversario, vince anche il contrasto ma la palla gli resta dietro, non può indirizzare la giocata verso la porta. Adesso prova ad andare dentro in 1-2 la Mistral, c'è un tocco, l'arbitro fa giocare anche per il vantaggio, riparte lo Scalambra che può avere la possibilità di un break offensivo con Carinci che taglia tutto il campo, c'è sulla destra il compagno, poteva servirlo, va alla conclusione Carinci, poi palla messa a terra da Zocchi che è impreciso e dà la possibilità alla Mistral di uscire palla al piede, palla che però rientra in possesso dei centrocampisti in maglia azzurra che potranno disporre adesso di un fallo laterale. Partita che ha delle accelerazioni improvvise, adesso è chiaro che dal punto di vista tattico lo Scalambra Serrone non potrà restare a guardare per cercare magari di portare a casa lo 0-0, perché il gol di Fanelli ha già spostato gli equilibri a vantaggio dei padroni di casa. Adesso Scalambra che dovrà rischiare, dovrà fare qualcosa in più per provare almeno a rimettere in sesto una partita già compromessa dal gol del fantasista numero 10 della Mistral Città di Gaeta, con un gran gol dal settore di sinistra, ha indovinato un pallonetto spettacolare che si è insaccato quasi all'incrocio dei pali, tagliando fuori l'intervento di Damizia che non nulla ha potuto. Adesso ancora lo Scalambra a centrocampo, però 4 intorno al portatore di palla che era Hossain riescono a riconquistare la sfera. Bernisi, anzi si tratta del numero 7 Siniscalchi che si era quasi presentato solo davanti al portiere, viene forse toccato ma mi è sembrato un contatto spalla a spalla, in questo caso secondo me l'arbitro ha fatto bene a non intervenire. Difende palla, testa, la perde però Stefano Di Florio, appoggia su Fanelli. Abbiamo qualche difficoltà, devo dire, a distinguere i numeri rossi sullo sfondo della maglia giallo-blu della Mistral, che non è che si vedono troppo bene. Cambia gioco Giunta andando a servire il proprio compagno da quella parte. Palla riconquistata da Pannozzo che prova ad andare dentro con una bella giocata, anticipato all'ultimo istante però da Atturo che con un bel lavoro riesce a metter fuori. Oggi vedo i difensori esterni della Mistral piuttosto spensierati, salgono entrambi, hanno capito che possono permetterselo probabilmente. Adesso bella la giocata di Siniscalchi al centro per Stefano Di Florio, Fanelli, il tiro quasi a botta sicura che incoccia nel piede di un difensore. Mistral ovviamente a valanga, adesso tutta nella metà campo avversaria alla ricerca del gol del 2-0 anche con i difensori. Il passaggio è impreciso per Stefano Di Florio, c'è però Mario Bernisi che tocca e mette in fallo laterale Antonio. Insomma, la Mistral sta interpretando in maniera
quasi spensierata questa gara, no? Tutti avanti alla ricerca del gol. È una partita spensierata, come hai detto tu, molto facile, perché sì, si stanno impegnando i ragazzi dello Scalambra, però si vede che è poca roba, Erasmo. Sì, è un campionato questo molto equilibrato, abbiamo detto in più volte, in più occasioni, questa circostanza. Forse lo Scalambra e l'Arpino sono un gradino sotto le altre formazioni che comunque se la giocano sempre tutte le domeniche nel tentativo di mettere il bastone tra le ruote alle squadre che sono messe meglio in classifica e che provano a cercare di migliorare la loro graduatoria. Adesso Stefano Di Florio prova lo stop, palla che però termina in fallo di fondo. Un campionato che, a differenza dello scorso anno nel quale la Nagni la fece praticamente da padrone, adesso vede, do un'occhiata rapida alla classifica, nello spazio di 5 punti ben 7 squadre. È una circostanza che non si verificava da tantissimi anni nel campionato di promozione, proprio ad attestare di un equilibrio che è notevole nella parte alta della graduatoria, dove la parte della protagonista finora l'ha fatta la neopromossa Monte San Biagio, che molti non davano come squadra favorita, come squadra solida, come squadra in grado di resistere per più giornate al vertice della graduatoria. Invece mister De Filippis e la sua agguerrita truppa di ragazzi è riuscito finora a smentire tutti, anche se il ritiro del Privernio gli ha tolto il primo posto in classifica. Ancora Mistral in avanti, si fa vedere come sempre Mario Bernisi, scambia il pallone con Giunta, adesso è il solito Fanelli a dare il là, Stefano Di Florio che prova a sfondare, si fa vedere in avanti Di Trocchio che si era inserito nella trama tra i due, c'è un rimpallo, palla che termina tra le mani del portiere che rimette lunghissimo. Erasmo Fortunato, bravo nonostante il sole negli occhi, a mettere a terra il pallone con un ottimo stop. Questi è Pannozzo, ancora scambia con i propri centrocampisti la Mistral, Giunta prova ad allargare il pallone, Scalambra che però chiude tutti i varchi e costringe la Mistral a ricominciare dal portiere. Il capitano Erasmo Fortunato Mario Bernisi nella posizione quasi costante di difensore di fascia avanzato, avanzatissimo, vedete va in pressing addirittura oltre la linea della metà campo, stava per conquistare ancora un pallone insieme a Siniscalchi. Mistral, assoluta padrona del campo, che riesce a gestire il vantaggio conseguito al minuto 10 dal gol di Fanelli. Ancora fanno girare palla i ragazzi di mister Parisella alla ricerca di un varco che gli permetta di poter essere pericolosi. Bernisi, buona la palla in avanti per Siniscalchi, Siniscalchi prova ad andare fino in fondo, la mette dentro, grande conclusione da parte di Stefano Di Florio con la bella parata del portiere, ma ancora la mistra con Fanelli, Fanelli sfortunato, riesce a concludere ancora verso la porta, ma il portiere riesce a impedire la rete del raddoppio, ancora Mistral in avanti, in grande difficoltà la difesa dello Scalambra tutte le volte che la Mistral prova a cercare la via della rete, adesso va in pressione fin sulla linea di fondo la Mistral. Al 21esimo minuto la grande occasione per Stefano Di Florio che di testa ha sfiorato la rete del raddoppio. Quest'oggi il campionato di promozione ricorda molto da vicino la Serie A, una giornata assolutamente spezzettata con gare che iniziano alle 11, alle 11:30, alle 14, alle 14:30, insomma una giornata molto particolare con una squadra che riposa addirittura come il Gaeta.
E secondo me, insomma, il pregio della contemporaneità è certamente una circostanza che in questi casi andrebbe salvaguardata, ma ci sono alcune squadre che hanno scelto di giocare nel pomeriggio e altre come le squadre di Gaeta che si vedono costrette a ritardare l'inizio per motivi di ordine pubblico di mezz'ora ogni domenica. Va in copertura il numero 7, Traversi riesce a portar via il pallone dalla zona calda, poi c'è il colpo di testa di Siniscalchi che mette il pallone in fallo laterale, riparte lo Scalambra Serrone. Diamo una rapida occhiata ai nostri cronometri, siamo giunti al 23esimo, quindi abbiamo superato la prima metà del primo tempo. Mistral 1, Scalambra Serrone 0, la rete al quarto minuto, anzi al decimo minuto di Fanelli che al quarto aveva già con una bella imbeccata messo solo davanti al portiere un suo compagno di squadra. E poi diverse occasioni per i padroni di casa per andare al raddoppio. Il risultato è bugiardo perché fino a questo istante se la Mistral vinceva 3-0 non aveva rubato niente. Il portiere della Mistral non ha ancora fatto una parata, Erasmo. Certo, lo Scalambra si è presentato qualche volta dalle parti di Cenerelli, ma poi la difesa è sempre riuscita in maniera molto impermeabile a chiudere. La via della conclusione agli attaccanti in maglia azzurra. Marco Pepe, su questo momento strepitoso del Terracina che tu hai affrontato vincendo 2-0 al Colavolpe, 6 vittorie consecutive e oggi questo impegno difficile, al momento in cui stiamo parlando il Terracina è sotto per 1-0 allo Sferacavallo contro il Sora. Sì, il Terracina ho visto che veniva da diversi risultati utili consecutivi, però stamattina comunque affronta una signora squadra, poi in casa credo. Attenzione alla conclusione, c'è il gol proprio sulle parole di Marco Pepe della Mistral che mette a segno la rete del 2-0, mi sembra di Trocchio l'autore della rete, insomma un bel taglio sul settore di sinistra con la conclusione al volo che ha fatto fuori il portiere Marco Pepe a chiudere. E niente, bella azione anche questa, un bel gol. Comunque stavo dicendo che il Terracina oggi giocava contro una signora squadra, il Sora è un'ottima squadra, poi in casa credo che comunque i loro valori, a differenza di quanto si possa vedere fuori casa, in casa è tutta un'altra squadra, comunque gioca davanti al suo pubblico, il Sora comunque ricordiamo che ha una storia importante, ha fatto sempre campionati professionistici e quindi è una grande piazza. Sicuramente il Terracina... anche il Terracina sta facendo un bel campionato perché anche loro hanno un organico importante. Io credo che comunque un campionato aperto fino alla fine. Se ad oggi mi chiederessi chi vincerà questo campionato, faccio fatica a dirtelo. Assolutamente, 7 squadre in soli 5 punti. Antonio Salone, avevi detto che l'1-0 era un risultato bugiardo. Sì. Immediatamente è arrivato il raddoppio. Bravo, sei stato un ottimo pronosticatore, diciamo così. Beh, un pertaglio dalla destra e ha trovato smarcato in aria Di Trocchio che con facilità ha messo in rete. In bello stile, questo ragazzo è molto interessante, già nella scorsa partita vinta in casa contro l'Arpino, credo, aveva messo a segno diverse marcature, certamente forse la nota più interessante di questa Mistral Città di Gaeta in promozione per la prima volta nella sua storia, altra neopromossa, arrivata seconda proprio dietro il Monte San Biagio lo scorso anno nel campionato di prima categoria. Adesso è chiaro che la Mistral potrà giocare ancora in maniera più tranquilla perché il 2-0 lascia massima tranquillità agli uomini di mister Parisella che al 25esimo hanno raddoppiato col bel gol di Di Trocchio, veramente una conclusione degna di un calciatore che si sta mettendo in grande evidenza tra le file della formazione gaetana. Fortunato, palla al piede, riparte ancora un'altra azione della Mistral che potrà considerare questa gara ormai un ottimo allenamento per mantenere la condizione. Adesso si tratta soltanto di portare a casa il match senza rischiare inutili infortuni o stancarsi più di tanto perché insomma lo Scalambra Serrone mi sembra uno sparring partner
ottimo per poter gestire questa gara nel migliore dei modi al fine di conservare anche qualche energia per i prossimi impegni che attendono la Mistral, già a partire dal prossimo impegno, che è un impegno importante perché la squadra di Gaeta andrà sul campo del Vodice, una squadra che proprio come la Mistral è impegnata nella lotta per accedere alle posizioni tranquille che sono a ridosso della metà classifica, quindi quella sarà sicuramente una partita difficile. Tra l'altro il campo, un campo difficilissimo, quello del Vodice, dove il Gaeta è riuscito a prevalere per 1-0, ma è stata una partita nella quale i padroni di casa più volte sfiorarono il pareggio. È una gara difficile, un campo difficile che è in erba ma dal fondo piuttosto irregolare, dove non è facile organizzare delle buone trame di gioco, quindi un compito sicuramente arduo domenica prossima, la 16ª giornata a Vodice per la Mistral. Erasmo Fortunato, palla a metà campo per l'autore del secondo gol di Trocchio, chiama alla giocata Cenerelli. Incredibile l'infortunio Marco Pepe del portiere della Sampdoria ieri, che praticamente è peccato perché davvero da solo, totalmente libero, aveva un solo calciatore del Cagliari davanti a sé con un'area di rigore. Su un gol che ha fatto un ragazzo che ci gioca insieme. Completamente. Esatto, sì. Poi ho visto che c'era anche Pisacani, il tuo amico, sì. Insomma, ricordiamo che Marco Pepe, per quelli che non lo sapessero, ha fatto parte, credo, della seconda edizione, vero Marco? La prima, quindi quella più importante, di Campioni, con Ciccio Graziani mister e con tanti altri calciatori che hanno disputato quel campionato col Cervia. È certamente molto interessante, io la guardavo perché mi piaceva che ci fossero i riflettori su una realtà dilettanti, certamente interessante. La battuta, il tiro in porta di Gabrieli, che viene fermata dalla difesa della Mistral. Mistral che però non deve rilassarsi troppo e non concedere campo agli ospiti, che provano a imbastire qualche azione offensiva degna di tal nome. Ci pensa l'arbitro, però partita, devo dire, veramente corretta, leale. L'arbitro ha praticamente fischiato soltanto un paio di volte in questa prima quasi mezz'ora di gioco, il che la dice lunga anche sul tenore agonistico dell'incontro. Il tocco, che però è impreciso, mette la palla direttamente sul fondo. Il mister dello Scalambra Serrone cerca di organizzare i reparti della sua squadra per fare in modo che riescano a cercare di contenere gli attacchi della squadra di casa nel modo migliore possibile. Palla per Fanelli. La palla a tagliare lunga per Siniscalchi, il tocco di Siniscalchi, palla che va verso la rete, la salva con un intervento sulla linea di porta Colavecchi. L'anticipo da parte di Siniscalchi sul portiere Damizia, che era stato fatto fuori dal tentativo del numero 7 della Mistral, ma il portiere ha fatto buona guardia ed è riuscito, o meglio, Colavecchi, il numero 3, in rientro verso la propria porta, ha impedito che la Mistral si portasse sul 3-0, che insomma secondo me è un risultato che andrebbe a fotografare. Antonio Salone, vedo che annuisce perfettamente questo primo tempo, insomma 3-0 ci sta tutto ed è stato sfiorato dai ragazzi di mister Parisella. È anche troppo poco quello che hai detto. Sei impietoso, Antonio. Vabbè, tu lo sai, io sono molto diretto. Sì. Non mi piace, cioè, c'è una squadra solo in campo, si vede. Purtroppo fanno quello che vogliono. Mi dispiace per questi ragazzi della Scalambra Serrone, però veramente so poca cosa. Sì, li avevo visti sicuramente meglio in campo contro il Gaeta, dove servì un gran gol, mi pare, di Massimiliano Mirabet sul calcio d'angolo per sbloccare il risultato. Ed eravamo già alla metà, no? Quella quindi veramente una partita adesso non facile per i ragazzi di mister Rufo, che si trovano nella condizione di soccombere per 2-0 con la rete del 3-0 già più volte fallita.
dai padroni di casa che ci provano ancora con Di Trocchio che anticipa il portiere, il tiro e stavolta non c'è nulla da fare neanche per Colavecchi, che pure era andato a cercare di ripetere la prodezza che gli era riuscita sull'azione precedente. Di Trocchio mette a terra il pallone, evita il portiere e infila la sfera nella porta con un sinistro radente che non lascia scampo alla difesa dello Scalambra. E insomma, siamo appena al 32esimo e siamo già sul 3-0. Diventa veramente a questo punto una passeggiata di salute per la Mistral, che annoto sul taccuino, ha già segnato 3 reti, ha avuto almeno altre 3 occasioni per arrivare al gol, quindi un dominio assoluto totale di questa gara che sapevamo insomma non presentare particolari difficoltà per i padroni di casa, ma è anche vero che il calcio più volte ci ha insegnato che è proprio dalle partite all'apparenza più semplici che possono nascondersi insidie impreviste. Non è stato così, stavolta le cose stanno andando secondo quanto avevamo più o meno previsto e auspicato per la Mistral Gaeta, che insomma non sta avendo assolutamente difficoltà nel mettere più gol di distanza tra sé e gli ospiti, che insomma ancora provano a difendersi. Adesso chiaramente la Mistral avrà la possibilità di abbassare il ritmo e credo ci sarà anche spazio per le seconde linee. Mi piacerebbe vedere in azione proprio i ragazzi di ex PGS Don Bosco rientrati dal Priverno. Siniscalchi scivola al momento del cross, poteva essere un'altra interessante azione. Ricordo ancora 3-0 al 33esimo con la rete di Fanelli e la doppietta di Trocchio. Hai fatto caso, Erasmo? La Mistral sta giocando benissimo con gli inserimenti proprio di Trocchio delle seconde linee. È destabilizzante quando si accentra e va alla conclusione. Infatti, se tu fai caso, abbiamo avanti proprio Di Florio che sta vedendo poco la palla perché proprio cercano di scavalcare la difesa con gli inserimenti, sì, con gli inserimenti sulle fasce, poi arrivano i pericoli. Ma sicuramente Stefano però avrà modo di concretizzare anche lui verso la porta qualche pallone che gli arriverà, però la lettura tattica di Antonio Salone è giustissima. Una Mistral che finora soprattutto sui due esterni con Bernisi da questa parte e con Di Trocchio e Pannozzo dall'altra hanno fatto la differenza, anche Siniscalchi che spesso prova ad entrare nell'area di rigore con delle iniziative che finora sono state molto pericolose e hanno prodotto quello che è il risultato e anche le altre occasioni per i padroni di casa, che ancora ripartono con Fanelli. Ottimo il tocco morbido per Siniscalchi, bella la palla per Di Trocchio e vedi che Stefano Di Florio, come ti ho detto, avrebbe avuto sicuramente la chance per portare il risultato sul 4-0. Antonio, siamo andati oltre le previsioni, no? Vabbè, ma io già avevo detto che il risultato stava stretto al primo tempo e poi sono arrivati tutte e tre insieme i gol, no? Si vede che c'è solo una squadra in campo, mi dispiace per questa squadra che secondo me è molto demotivata, avendo solo 4 punti in classifica, o sbaglio? Sì, purtroppo sì, ma d'altra parte siamo costretti un po' a ripeterci anche in questo commento che rischia di essere già stato ascoltato, ma insomma gli argomenti sono questi. Adesso si tratterà soltanto di tenere il nostro tabellino per permettere poi alla produzione di fare una sintesi che sia il più esauriente possibile, che vi faccia vedere tutte le occasioni di una partita che finora veramente non ha avuto storia. E il gol di Di Florio al 35esimo va a sancire una assoluta supremazia dei padroni di casa sulla Cenerentola del campionato, che purtroppo non riesce assolutamente a rialzare la testa e a cercare di disputare una gara che lasci qualche possibilità, non dico di rientrare in partita, ma almeno di dare battaglia alla squadra di mister Parisella, che adesso prova a
gestire la palla, ma perde la sfera nel cerchio di centrocampo. C'è il lancio di Traversi, però impreciso, termina sul fondo. Largo alle seconde linee, molto probabilmente nella ripresa per quanto riguarda la Mistral Gaeta, che così avrà la possibilità di far tirare il fiato ai suoi protagonisti di questo primo tempo, che si sono fatti vedere sicuramente per la qualità delle giocate sul piano tecnico. Ancora spazio per Di Trocchio sulla sinistra, vabbè, imprendibile. È davvero un calciatore, Antonio, che da quella parte fa quello che vuole. Adesso va bene Damizia a impedirgli il gol del 5-0, che insomma sancirebbe in maniera veramente impietosa la differenza tra le squadre in campo. Stavolta Damizia è bravo, riprova ancora Fortunato, che colpisce la palla, ci mette forse la mano il portiere, no, la palla spizza il palo sulla sinistra di Damizia e termina direttamente sul fondo. 5-0 sfiorato per la Mistral Gaeta quando siamo al 38esimo. Di questo primo tempo Mistral, che chiaramente ha abbassato il ritmo, non mi sembra una squadra che voglia andare ad infierire sullo Scalambra Serrone, però è chiaro che uno come Di Trocchio, se lo attivi, se lo metti in movimento, un motorino perpetuo con quella qualità, beh, non può esimersi assolutamente dal cercare di portare la palla verso la porta. Adesso c'è un calciatore dello Scalambra Serrone che rimane a terra, fa bene Fabio Fanelli, anche perché non c'è assolutamente motivo di andare a continuare un'azione che poteva portare a uno sviluppo offensivo, ma insomma non c'è bisogno. Adesso meglio soccorrere assolutamente l'avversario in difficoltà. Il mister Parisella trova però, come credo stiate vedendo nelle immagini di Enrico Duratorre, di dare indicazioni tattiche a Fanelli, che approfitta di questa pausa per andare a parlare col mister. Mister Parisella, che nonostante la squadra stia vincendo largamente, trova tempo e modo per stare in piedi fuori dalla sua panchina e indirizzare dal punto di vista tattico i suoi calciatori. Antonio, un uomo come Parisella, un tecnico così misurato, così che dà un senso di serenità, ecco, possiamo dirlo, in un mondo dove spesso le cose non vanno così, è un mister veramente di quelli che non se ne trovano tanti. Diciamo che la Mistral è stato fortunato. Lo dico anche io. Sì. Ha capito subito il momento. Non me ne voglia il mister precedente, sì, no, sì, Parisi, ma è di un'altra caratura proprio. Cioè, si vede che è un allenatore di una squadra di calcio, poi c'è un'esperienza non indifferente. Assolutamente, è un allenatore che ha allenato in categorie superiori e non a caso, proprio a partire dalla gara d'esordio a Monte San Biagio contro una squadra imbattuta, anzi più che imbattuta, aveva sempre vinto il Monte San Biagio fino alla gara con la Mistral, si andò a prendere proprio 3 punti sul campo della capolista virtuale del torneo, che si è vista tolta il primo posto soltanto dalla vicenda Priverno, ma insomma un Mistral che poi riuscì a pareggiare anche il derby con il Gaeta per 2-2 in una gara molto bella, una gara tirata, una gara che ha visto Ricinello riempirsi finalmente come non succedeva da anni, quindi certamente un percorso più che positivo finora per la squadra allenata da Parisella. Ancora Di Trocchio sul settore di sinistra, va fino in fondo, prova a mettere dentro il pallone, ma c'è l'intervento della difesa che insomma vede Di Trocchio come un vero e proprio spauracchio ogni volta che il numero 11 in maglia giallo-blu vede il pallone arrivare da quelle parti. La difesa va davvero nel panico, stavolta però riesce a fermarlo e c'è il primo cambio per lo Scalambra Serrone. Proprio sull'epilogo della prima frazione di gioco entra in campo il numero 15 Paladini, che va a rilevare il numero 2 Atturo. Entra quindi un calciatore tra virgolette anziano, anche se è un termine sicuramente non azzeccato, ma per far capire che è uscito dal campo
l'uomo più giovane in campo, un classe 2000. Palla al centro, sul secondo palo riesce a rinviare Gabrieli proprio sui piedi di Pannozzo, che si è spostato addirittura da quest'altra parte per cercare di dare una mano. C'è anche l'esterno di fascia Bernisi, l'uomo al quale questa fascia è destinata, che in seconda battuta va a coprire, lo vediamo proprio adesso nei pressi del pallone. C'è una bella ripartenza stavolta con un fallo che si rende necessario. Vabbè, insomma, qui l'arbitro mi sembra che addirittura vada a esibire il cartellino giallo, e certo il fallo richiedeva questa misura, però insomma in una partita che non ha assolutamente motivo di avere delle asperità tra i calciatori in campo, l'ammonizione di Giunta è l'unica nota stonata per la Mistral in questo primo tempo. Certo che era andato via Carinci, che poteva avere la possibilità di creare qualche grattacapo. Questa è un'ammonizione, secondo me, che poteva essere evitata assolutamente, perché potrebbe pesare poi nell'economia di qualche gara più impegnativa per i padroni di casa, ma insomma poi si sa che nella transagonistica i calciatori intervengono anche quando non ce ne sarebbe motivo, e in questo caso il fallo tattico per fermare Carinci, che era lanciato verso la porta, è costato l'ammonizione. Di Lanna gira la palla per Bernisi. Bernisi chiama ancora in azione Fortunato. Giunta. Mistral che prova ancora a salire, bella l'apertura di Erasmo Fortunato sul settore di sinistra. Mistral che guadagna metri di campo, cioè, intercetta il pallone la linea dei centrocampisti della Mistral, ancora Siniscalchi che prova l'1-2 con Fanelli, che però viene anticipato, poi mettono male palla fuori però i ragazzi in maglia azzurra, permettendo alla Mistral di riconquistare il pallone e di ripartire. Intanto un minuto solo per questo primo tempo, probabilmente per la sostituzione operata dagli uomini di Mister Rufo. Di Lanna. Palla fatta girare da Monforte. Il tocco verso Siniscalchi, buono l'appoggio di prima, Fanelli si distende il portiere, riesce a impedire il gol a Fanelli, che alla ricerca della doppietta dopo aver aperto le marcature di questo match, del quale tra pochissimo daremo il riepilogo a chiusura dei primi 45 minuti. Ancora la Scalambra Serrone che prova con una bella giocata da parte del numero 9 Zocchi a guadagnare qualche metro sul terreno di gioco. L'arbitro fischia il calcio di punizione battuto da Hossain per il compagno Traversi. Traversi prova a cercare ancora Zocchi, chiuso in una ragnatela di ben tre uomini. Termina il primo tempo, un primo tempo davvero senza storia, che però ha avuto il pregio di essere senza dubbio divertente. Un primo tempo che termina 4-0. Andiamo al riepilogo delle marcature. Al decimo minuto Fanelli con un gran gol che ha avuto il merito indubbiamente di sbloccare il risultato. Al 25esimo il gol di Trocchio, che ha raddoppiato il suo score personale. Al 32esimo con il gol del 3-0, e poi al 35esimo Di Florio con un tap-in facile, un 4-0 che insomma, se andiamo ad analizzare quello che abbiamo visto, sta anche stretto alla Mistral, una Mistral che quest'oggi certamente sta facendo in pieno il suo dovere. Con Enrico Duratore alle riprese, con Antonio Salone e Marco Pepe al commento tecnico, Erasmo Lombardi di Perna vi dà appuntamento a tra pochissimo per la telecronaca del secondo tempo della partita tra Mistral e Scalambra Serrone. A tra poco.
Eccoci tornati dallo stadio Riciniello di Gaeta con le squadre che stanno ultimando i preparativi per disporsi sul terreno di gioco. Secondo tempo di una gara che ha veramente poco da dire, poco da aggiungere a quanto visto già nel corso del primo tempo. Mistral 4, Scalambra Serrone 0, e questo è il risultato parziale. E mister Parisella mi smentisce immediatamente, perché avevo auspicato, avevo previsto, avevo preventivato un turnover, possiamo definirlo così, accentuato a livello di formazione, e invece sono tornati in campo i medesimi effettivi che hanno disputato la prima parte della gara. Probabilmente mister Parisella ritiene che questo allenamento, perché tale è diventato alla luce del risultato acquisito nei primi 45 minuti, possa essere utile per rodare ulteriormente la sua squadra, anche se dalla regia mi fanno notare che Fanelli è l'unico che non sarà della contesa in questo secondo tempo ed è entrato al suo posto il numero 17, Nunez. Quindi un cambio, Fanelli che va a sedersi in panchina, e probabilmente alla luce di quanto è accaduto, la discussione che abbiamo visto attorno al 40° del primo tempo tra il mister e Fanelli riguardava forse le condizioni fisiche del nostro centrocampista in giallo-blu, che probabilmente aveva accusato un po' di fatica e ha chiesto al mister di esentarlo dalla disputa della seconda parte della gara. Quindi Nunez al posto di Fanelli all'inizio della ripresa per la Mistral. Scalambra Serrone adesso che prova ad attaccare, c'è il colpo di testa proprio al limite dell'area di Dilanna, che però libera e sbroglia la situazione. Il lancio intercettato da Paladini. Attenzione degli amici allo stadio. Intanto scivola in maniera piuttosto imprevedibile il calciatore dello Scalambra, ha la possibilità di Trocchio ad affondare. Ottimo il colpo di tacco proprio per Nunez, e la parata di Damizia, che nonostante i 4 gol subiti, credo di poter dire, va a prendersi finora la palma del migliore, se non in campo sicuramente dei suoi, questo portiere che è stato super impegnato dalle tante conclusioni che abbiamo scritto a tabellino nel corso della prima parte della gara, che però insomma si è fatto trovare spesso prontissimo all'intervento, come in questo caso, anche se la conclusione da parte di Nunez sarebbe stata vanificata in caso di marcatura dalla segnalazione di fuorigioco dell'assistente 2, che è Calce, anzi no, è Franchitto di Cassino. Fortunato. Palla per Dilanna. Nunez ridà la palla ai propri compagni del centrocampo, Pannozzo, che è stabilmente in proposizione offensiva quest'oggi qui sulla sinistra, proprio sotto le nostre telecamere, dal look inconfondibile. Eccolo qua in possesso di palla. Ecco, lui potrebbe giocare anche senza numero, sarebbe sicuramente facilmente identificabile dalla tribuna. Intanto salutiamo con gioia, con un sentimento di amicizia e anche di riconoscenza per quanto fatto con la Polisportiva Gaeta, la rete tra le file dell'insieme Ausonia di Jeremy Emma, grande trottolino a centrocampo in attacco della Polisportiva Gaeta 2010-2011. Una formazione che credo di poter annoverare tra le più forti della storia biancorossa. Ebbene, Jeremy Emma è tornato a calcare i campi del Lazio dopo una lunga esperienza con formazioni campane. Lui, che è originario ovviamente di Napoli, torna con l'insieme Ausonia, che potrà avere, insomma, dall'innesto di questo giocatore sicuramente di categoria superiore, un miglioramento netto nella rincorsa alla Serie D che il patrone Anelli sogna di conseguire. Magari già a partire da quest'anno non tutto è perduto ancora per le possibilità della squadra ciociara.
Lo Scalambra Serrone prova a metter palla in avanti, la Mistral però non perde colpi, si rifugia tra i piedi di Cenerelli. Ci ha fatto fare 4 gol. Palla per Dilanna, Dilanna la lascia giunta, adesso dall'altra parte c'è Bernisi che sventaglia per Ditrocchio, come sempre rapidissimi i movimenti del numero 11 della Mistral che smista sul numero 3 Pannozzo che sembra puntare direttamente alla porta, poi è costretto però ad accentrarsi, ancora palla rifornita per Dilanna. Il tocco corto ma Ditrocchio ancora riesce a mettere quasi all'interno dei 16 metri, spazza lo Scalambra Serrone. Giunta Erasmo Fortunato, Antonio, secondo tempo iniziato sulla stessa identica falsariga del primo. Sì, però molto più scialbo, più cioè, sotto, sì, sì, meno, sì, sì, meno attenzione. Sì, meno attenzione da parte, ormai la partita ha detto tutto quello che doveva dire. Diciamo, mi dispiace pure per questi ragazzi dello Scalambra Serrone perché si vede che non ci mettono grinta, cattiveria, sembra una partita di allenamento, era. Sì, beh, chiaro, c'è il riconoscimento della superiorità sia tecnica che tattica della squadra di Mister Parisella che va dentro con Stefano Di Florio, il tiro e chiude le gambe il portiere. Stefano avrebbe potuto forse cercare, come si dice in gergo, la pallombella, il tiro a scavalcare il portiere. Così non è stato, il tiro forte è stato intercettato dalle gambe chiuse del portiere che è riuscito ad impedire la rete del 5-0, ma ancora Stefano Di Florio fa fatica il difensore a stargli dietro, va Ditrocchio velocissimo in posizione centrale, riceve palla troppo lunga, Damizia si distende sulla propria destra e riesce ad impedire il tentativo verso la propria porta di una Mistral che quando lo Scalambra prova a salire di qualche metro immediatamente si rende pericolosissimo con queste ripartenze, questi contropiede con i suoi calciatori davvero dotati di grande velocità e grande dinamismo che riescono sempre a mettere in difficoltà la coppia centrale dello Scalambra che insomma non riesce proprio a tamponare le iniziative giallo-blu. Adesso ci prova Gabrieli dal settore di sinistra a dare palla in avanti per l'arretratissimo Zocchi. Zocchi che va l'uno contro uno, perde immediatamente palla ed eccola proprio una di quelle situazioni dalle quali può ripartire la Mistral. C'è l'intervento però forse a gamba tesa di Carinci che riconquista palla. Ancora Scalambra Serrone in avanti, il settore di destra presidiato da Paladini. Paladini che prova poi a servire il compagno ma la palla è largamente imprecisa e termina sul fondo. Fortunato. Fortunato è quando si fa male. Pannozzo. Questi è Dilanna. Ancora Ditrocchio per giunta. Palla da sinistra a destra per la Mistral Gaeta. Stefano Di Florio voleva favorire l'inserimento del compagno, sempre il solito Ditrocchio, ancora sulla destra, colpisce male però la palla non riesce a servire il numero 11 in maglia giallo-blu, poi Mistral che va a rifugiarsi tra i piedi di Cenerelli che, come mi ricordava Enrico Duratorre durante la pausa, è lo storico portiere che ha difeso la porta dell'insieme Ausonia nel vittorioso campionato che ha portato i ragazzi di Mister Anelli a disputare e a disputare per vincere il campionato di eccellenza. Un campionato d'eccellenza che quest'anno vede un Formia in grande difficoltà, Formia che si dibatte nei bassi fondi della classifica, una squadra che
partita con un budget sicuramente limitato rispetto agli scorsi anni, anche a causa delle vicende societarie che avevano ventilato un possibile passaggio proprio a beneficio della dirigenza attuale dell'Ausonia, poi non se ne fece nulla. Adesso, prima del mercato di dicembre, è stata praticamente smantellata quasi completamente la rosa ed è un Formia in grande difficoltà che speriamo riesca a rialzarsi, perché insomma già il Gaeta in promozione è un qualcosa di veramente difficile da digerire. Il derby del Golfo va giocato almeno in eccellenza, anche se noi sogniamo sempre un Gaeta Formia in Serie D. Ricordo che solo in un'occasione nella storia del calcio del Sud Pontino le due squadre si sono affrontate in Serie D. Intanto il fuorigioco era la stagione 81-82, Antonio Salone, tu sicuramente c'eri, si giocò a Itri perché il Riciniello era in ristrutturazione. Sì, ma io non mi ricordo le cose come te le ricordo. Io a Itri mi ricordo tantissime partite, perché allora con la buonanima di mio padre noi andavamo sempre, il grande Gaeta di Franco Albano, te lo ricordi, no? E del fantasista Pomposelli, o no? Come no, come no, insomma una squadra che ha fatto la storia. Tra l'altro molti giocatori di quel Gaeta avevano giocato già col Formia, c'era Dacunto, c'era Pezzini, c'era Dalmonte che poi andrà a giocare proprio col Formia, e soprattutto il gol di quella partita fu segnato da un formiano, Ettore Speziale, che credo per un paio di giorni non uscì di casa perché i suoi concittadini volevano vendicarsi del gol che batté. Infatti Ettore il Formia con me, nel giovanile Under 21. Intanto doppio cambio per la Mistra, l'hai visto Antonio che il mister Parisella mi ascolta probabilmente con qualche minuto di ritardo. Entrano in campo il numero 15 e il numero 14 che sono rispettivamente Bartolomeo e Castiglio Caro, che potremo vedere all'opera. È uno dei ragazzi rientrato dal Priverno, un fantasista di centrocampo, credo, teniamolo d'occhio perché ne dicono un gran bene, classe 2000, tra l'altro io lo conosco sin dai suoi primi passi, perché eccolo qui proprio che va a rubare palla. Che peccato, sarebbe stato veramente un inizio col botto. Ti stavo dicendo, ne dicono un gran bene proprio perché è un ragazzo molto veloce, tra l'altro che io conosco dai giovanissimi perché giocava con mio figlio, quindi ho avuto modo di conoscerlo e aveva già allora queste caratteristiche. Intanto il break dello Scalambra che si fa per la prima volta pericoloso in avanti, poi però l'appoggio del numero 8 Giunta termina sul fondo. C'è anche con noi Felice Pantarella di Sport Pontino. Felice, ho visto che annuivi, probabilmente hai sentito anche tu parlare di questo ragazzo e del fatto che sia sicuramente molto interessante. Me l'hanno rifiutato, anch'io lo conosco perché conosco il padre che lavora con me insomma in ospedale, e quindi molto soddisfatto delle prestazioni di questo figlio. Tra l'altro lui credo era nel Gaeta Calcio, poi è passato alla Vigor in blocco e poi giustamente adesso sta con la Mistra, ma sicuramente c'è bisogno di ragazzi di questo genere, perché chiaramente la squadra di calcio non è formata solo da mercenari ma anche da ragazzi locali. Bisogna dare spunto a questi ragazzi locali per far sì che si possa andare avanti con formazioni prettamente locali. Sì, ricordiamo, perché Felice ha praticamente citato tutte le squadre di Gaeta, ma ricordiamo che Castiglio Caro è un prodotto della PGS Don Bosco. Insomma Nino Arena sicuramente sarà orgoglioso di questo ragazzo che è partito dall'oratorio, si è fatto largo e si sta facendo largo nel calcio regionale laziale. Ovviamente gli auguriamo un grande futuro in categorie superiori. Intanto ottima la sua prima giocata a rubare palla e poi ci ha pensato il solito Damizia, il portiere dello Scalambra, che sta contenendo entro limiti finora diciamo accettabili, vista e considerata la differenza tra le due squadre in campo, il passivo che è di 4-0 per i padroni di casa. Bello il tocco per Di Trocchio, che stavolta però sbaglia il passo, perde palla, non riesce a controllarla. Viene in avanti lo Scalambra Serrone con la finta di corpo del giovane Sabellico, entrato in campo al posto del proprio compagno all'inizio della ripresa. È uscito il numero 2 Atturo, classe 2000.
e riparte ancora la Mistral. Di Trocchio, palla sul settore di destra dove va Mario Bernisi, il cross al centro di Bernisi, stop di Florio che riesce a dominare un pallone non facile, adesso deve andare all'uno contro uno oppure vediamo se decide di appoggiarsi per il cross al centro da parte di Bartolomeo, poi c'è un fallo commesso sul portiere da Mario Bernisi, palpabile la sua emozione domenica nel tornare allo stadio con la Volpe che lo ha visto protagonista di un grandissimo campionato di Serie D che insomma fu scippato, usiamo le parole adeguate quando ci vuole, al Terracina quell'anno lì a vantaggio della Lupa Roma. Il saluto di Stefano Di Florio, autore del quarto gol per la Mistral che esce sostituito dal numero 18 Parasmo, quindi nulla cambia dal punto di vista tattico, esce l'attaccante, la punta centrale ed entra un calciatore che riveste lo stesso ruolo, cioè Parasmo. Scivola il portiere su un campo, Antonio Salone, sempre più indecifrabile, sembra un campo di terra perché insomma affiora il terreno, il fango quando piove, insomma forse c'è qualcosina che non va in questo prato. Secondo me pure, io l'ho detto subito dall'inizio, ma anche quando non piove, perché sappiamo benissimo che ha bisogno di essere annaffiato, perché è un misto tra il sintetico e poi il manto, cioè, vero. Però sembra un campo naturale, cioè, anche dal colore, è strano, si vedono le impronte, insomma non ne vedo tanti così. No, ma infatti è un campo, si chiama apposta così, un campo misto, infatti ha bisogno di essere annaffiato e anche sì manutenzione, infatti anche quando non piove è quasi sempre similmente a quello di oggi. Sono d'accordo, e adesso bisognerebbe poi chiedere ai calciatori se questo è un vantaggio o uno svantaggio nell'ottica soprattutto del controllo palla, dello stare in piedi, perché insomma queste scivolate depongono per un campo piuttosto difficile. Dal mio punto di vista, io sono un cultore, chi mi conosce lo sa bene, dei campi in erba naturale, mi piace, purtroppo devo dire mi piaceva l'odore di erba appena tagliata che si respirava quando si entrava nei campi sportivi di una volta, nei posti in cui ovviamente l'erba c'era, perché la maggior parte dei terreni era in terra battuta o in pozzolana, però insomma quell'atmosfera, quell'odore mi è rimasto insieme a quello dell'alcol canforato nella memoria, nel cervello, odori, sensazioni che purtroppo in questo calcio fatico a ritrovare, ahimè, dovrei dire ai noi per tutti i veri appassionati, ma insomma io lo dico sempre, questo calcio qua insomma è un altro sport rispetto a quello degli anni 70, degli anni 80, è proprio un'altra cosa, anche le regole hanno stravolto completamente quello che poteva essere lo svolgimento di una partita e quindi ovviamente dobbiamo adeguarci a commentare e a vivere quello che è il calcio attuale, anche se ogni tanto è bello fare un tuffo con un po' di nostalgia in quel passato. Sì, sono d'accordo. Palla per la Mistral in avanti ancora una volta con Bartolomeo che sembra entrato con buon piglio, con buon carattere nella gara, adesso va a contrastare, tocca palla anche se il calciatore dello Scalambra tira fuori un urlo, ma insomma non si è fatto nulla, io li chiamo urla preventive, adesso quando si subisce un intervento, indipendentemente dall'esito dell'intervento medesimo, i calciatori strillano con urla che si sentono fino in tribuna, vabbè, per fortuna se ci limitiamo alle urla va tutto bene, non ci sono infortuni, non c'è nulla, si riparte col pallone tra i piedi di Monforte, Monforte per il compagno di reparto Fortunato, sempre più grande personalità nelle sue prestazioni per Erasmo, prodotto del vivaio della Polisportiva Gaeta nella quale ha fatto tutta la trafila delle giovanili e ha anche esordito in eccellenza con la maglia biancorossa, poi da quest'anno con la Mistral, anzi no, già l'anno scorso c'era, sì. Castillo.
va via con buon stile, poi si ferma, chiede l'aiuto da parte del proprio compagno, si trattava di Núñez, il tiro però viene respinto. Hossain cerca e trova Zocchi, non c'è nessuno, però nel settore avanzato Zocchi è costretto ad aspettare che la squadra salga un po', trova l'aiuto del proprio compagno Paladini. Paladini serve Traversi che smista all'indietro per Terenzi, Terenzi ancora per Paladini. Hossain, buono il gioco con entrambi i piedi e anche il tentativo di trovare il proprio compagno che si era andato a sovrapporre sul settore di destra, ma il lancio viene intercettato dalla difesa della Mistral che può ripartire con Cenerelli oggi intento solo a trovare i modi per riscaldarsi, perché non è stato mai chiamato in causa dai calciatori in maglia in completo azzurro. Castillocaro cerca e trova Parasmo, gli ridà un pallone non facile, Castillocaro però riesce a recuperarlo, serve Monforte dietro. Giunta. Castillo giocava col Priverno. Castillo è un prodotto della PGS Don Bosco, Antonio, per la quale giocava nelle giovanili, quest'anno insieme al dirigente Ruggeri, che tu per You Channel hai intervistato proprio da poco, ieri o l'altro ieri mi sembra, ti ha spiegato un po' tutta l'avventura di questi calciatori che hanno provato a Priverno ma hanno trovato probabilmente una situazione che non si aspettavano neanche loro. Ruggeri ti ha parlato molto chiaramente, no? Senza, come si dice, senza nascondersi nulla, quanto sia difficile gestire i giovani in questo calcio attuale. È vero, purtroppo questa è la verità dei fatti. Purtroppo che in ogni città adesso nascono società nuove e non fanno altro che disperdere il patrimonio e quant'altro, perché poi chi veramente sa far calcio sono pochi, chi sa insegnare calcio, voglio dire, e lo vediamo anche nel nostro comprensorio, ci sono un sacco di società che sono nate che purtroppo alla fin fine lo fanno soltanto, mi dispiace dirlo, ma a scopo di lucro. Eh sì, purtroppo ci sarebbe da aprire un capitolo veramente a parte per la gestione dei settori giovanili, ma non è questa la sede, magari ci riserviamo insieme al nostro amico Capuano, insieme a Enrico Duratore, a tutto lo staff di RTG Telegolfo, di approfondirlo in una trasmissione speciale insieme a Felice Pantanella, dedicato proprio alla problematica del calcio giovanile e a come vengono gestiti i potenziali giovani talenti. Intanto è uscito Di Trocchio, autore del gol del 2-0 e del 3-0, una doppietta ancora per lui quest'oggi contro lo Scalambra Serrone, esattamente al minuto 25 e al minuto 32 della prima parte della gara, Di Trocchio che è uscito e ha lasciato il posto a Fiore. Sicuramente ancora una volta una partita da rimarcare, sicuramente il migliore in campo della Mistral insieme al portiere dello Scalambra Serrone Damizia. Parasmo vede il portiere fuori porta, prova a pescarlo, fa bene Parasmo perché c'era la possibilità di tirare il tiro, però colpisce la traversa, sfortunato l'attaccante della Mistral, stavolta Damizia non ci sarebbe mai potuto arrivare. Al 23esimo di questo secondo tempo, giocato ovviamente a velocità ridotta da parte della Mistral, che però trova ancora la possibilità di insidiare la rete dello Scalambra con questa traversa clamorosa colpita da Parasmo, che io e Antonio Salone soprattutto nella parte iniziale del campionato individuavamo proprio come un calciatore che secondo noi nell'ultima mezz'ora poteva dare il meglio di sé quando magari gli avversari erano un po' stanchi, per cercare di combinare il suo tasso di classe superiore con una condizione fisica che ovviamente non può più essere quella dei 20 anni, e insomma i calciatori anziani, no? Lo insegna la storia del calcio con Altafini, ti ricordi, Antonio, che entrava in campo negli ultimi 10 minuti con la Juventus e gli faceva vincere tutte le partite. Esattamente, sì, no, ma così deve essere, sì. Purtroppo
purtroppo la vita ci insegna che non soltanto nel calcio, eccolo qua, con la parola ho anticipato. Benissimo, che non soltanto nel calcio ma nella vita vera, attuale, è così, dobbiamo dare spazio ai giovani. E bisogna tirar fuori quelle che sono le possibilità migliori da parte di questi calciatori che, pur avendo superato l'età più verde, riescono però con l'esperienza, con la classe, con lo saper stare in campo, riescono appunto a compensare magari una tenuta fisica che non può assolutamente più essere quella dei 90 minuti. Parasmo è una risorsa importante per questa Mistral, soprattutto alla luce del fatto che Stefano Di Florio spesso accusa qualche malanno al ginocchio ed è costretto a restare fuori per qualche gara, quindi una Mistral che dopo questo anno di pratica, diciamola così tra virgolette, nel primo campionato di promozione della sua storia, potrà certamente, grazie all'esperienza maturata, fare meglio nelle prossime stagioni. Intanto quest'anno però c'è da allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione, e la Mistral con gli ultimi due impegni interni contro Arpino e Scalambra Serone ha fatto vedere che c'è un abisso con le squadre che la seguono nelle posizioni più estreme della classifica verso il basso, quindi c'è da stare tranquilli, questa è una squadra che se la giocherà sicuramente con tutti fino alla fine. Erasmo Fortunato, l'appoggio preciso per il proprio compagno in travuoto Sain. Parasmo ancora gestisce il pallone, spalla alla porta, però deve appoggiarsi verso Giunta che chiama in avanti Dilanna. Dilanna serve il pallone per Nunez che indica dove deve andare Bartolomeo a prendersi la palla. Castillocaro entra in seconda battuta, uno contro uno, siamo in piena area di rigore. Castillocaro perde palla però e riesce a venire fuori lo Scalambra, ma riconquista palla il giovane della Mistral, va verso la porta, mette palla dietro, ancora una traversa clamorosa. Adesso veramente una sfida tra i calciatori della Mistral e la sfortuna, perché il tiro da parte di Nunez col numero 17 va a colpire la traversa di un Damizia che oggi insomma si vede veramente bombardato da tutte le posizioni. Questa volta, come nell'occasione del 23esimo, si vede salvato dal legno superiore. Intanto Litri ha vinto all'Enola ed è una vittoria di quelle che valgono 6 punti, potremmo dire, perché è chiaro, Litri non si può più nascondere, probabilmente sarà questa la squadra da battere anche in virtù dei nuovi innesti di cui ci riferiva prima Enrico Duratorre, di Roberto che torna a casa dopo essersi allontanato per qualche mese e oggi mette a segno proprio il gol decisivo, quindi insomma poi voglio sentire anche Felice Pantanella su quelle che potranno essere le possibilità del Gaeta di rientrare in corsa, è tuttora in corsa, ma ovviamente sono tante le squadre che precedono i biancorossi e si creano delle dinamiche perverse, perché magari si recuperano punti su una, si perdono su un'altra o viceversa, e non è facile recuperare quando davanti ci sono tante squadre, e nel campionato di promozione attuale ci sono ben 7 squadre in soli 6 punti, quindi veramente una mucchiata generale lì in vertice. Tra poco l'analisi di Felice Pantarella, mentre la Mistral continua ancora alla ricerca del quinto gol che gli darebbe il successo parziale, no? Possiamo dire così, nel secondo tempo che è ancora 0-0, lo Scalambra Serrone che sta resistendo dopo i rovesci del 4-0 della prima metà della gara, adesso si è attestata su un onorevole 0-0, anche se sono state almeno un paio di parate di Damizia decisive, due traverse colpite, e hanno fatto sì che il risultato rimanesse sul stesso piano, sullo stesso riscontro numerico dei primi 45 minuti. Ma la partita è ancora lunga, mancano più di 20 minuti al termine, ancora prova ad andare dentro la Mistral con i nuovi entrati che hanno smania di farsi vedere, hanno voglia di mettersi in evidenza, come Castillocaro, come Nunez, come Bartolomeo. Palla che però riesce a essere breccata dal Scalambra Serrone, che non riesce però a combinare nulla. Allora Felice, questo campionato di promozione così equilibrato, te ne ricordi uno simile? No, non mi sembra, anche perché comunque ricordando poi la presentazione iniziale del Gaeta Calcio, che era comunque società era volenterosa di tornare subito in eccellenza, ma deve fare i conti con questo livello sicuramente alto di alcune squadre, anche perché tenendo conto che abbiamo Terracina, abbiamo Itri Calcio, che pure è un'altra retrocessa che vuole tornare in
subito in eccellenza per l'Inter, che poi il discorso legato al recupero con l'Arpini, che sembra diventata una telenovela, a quanto pare è stato rinviato ancora il match con l'Arpini. Vedremo insomma se si giocherà appunto a breve, anche perché la classifica dell'Inter quindi non è reale, è ancora parziale. Per le altre formazioni della zona quindi sicuramente diventa complicato per Gaeta, però voglio dire, io ho parlato in settimana con Melchionna e credo che comunque alla mia domanda di una squadra che comunque non riesce a volte a finalizzare la gran modo di gioco, dovrebbero imparare chiaramente a chiudere i match e cercare di finalizzare meglio tutto la mole di lavoro che viene fatta dalla squadra. Penso, speriamo insomma, che prossimamente con qualche variante tattica potrebbero riuscire a fare questo lavoro insomma. Beh, ma soprattutto c'è bisogno che si sblocchi Garcia, il centravanti che insomma è autore finora di un solo gol, credo di ricordare bene, il gol contro la Mistral che diede il pareggio proprio alla squadra biancorossa, che era in svantaggio per 1-0 dopo il gran gol di Fanelli. Insomma un po' pochino finora lo score di Garcia, che sicuramente avrebbe potuto e dovuto fare di più. Una squadra che si affida in maniera particolare alle prodezze di Cano e di Guaddu, che sono i due migliori marcatori della formazione biancorossa, c'è bisogno del ritorno al gol di Garcia. Ma torniamo alla Mistral con la palla messa dentro, morbida, peccato Parasmo non ci arriva e il portiere riesce ad abbrancare la palla in presa. 30 minuti della ripresa, siamo al 75esimo nel computo totale dei minuti di gioco, 4-0 per la Mistral, con lo Scalambra Serrone che ancora prova a cercare di dare un senso a questa trasferta, magari con il gol che una volta veniva definito della bandiera, che potrebbe dare un segno al proseguo del campionato di questa squadra che insomma non è certamente messa bene e soprattutto è attesa da una gara proibitiva domenica prossima in casa contro il Sora, proprio quel Sora, Antonio Salone, che dalle notizie che arrivano, siamo qui ovviamente già in una fase mentre i nostri amici stanno guardando la partita in cui i risultati saranno super noti, però sembra proprio che il Sora abbia spezzato la serie positiva del Terracina, reduce da 6 vittorie consecutive, vero Antonio? Sì, infatti la partita è terminata 2-0 per il Sora. Ecco, vedi. Insomma ce l'aspettavamo perché il Sora è una squadra che certamente sa il fatto suo, un Terracina però insomma per come era partito che si è risollevato con grandissime prestazioni, abbiamo visto anche un pubblico d'altri tempi domenica nella gara contro proprio la Mistral Gaeta, e quindi un Terracina che certamente nonostante la sconfitta di oggi continuerà a dire la sua nel discorso promozione, un Terracina che è atteso proprio da un derby col Pontinia domenica prossima, quindi potrà continuare a stare su nelle posizioni che contano. Viviamo insieme gli ultimi 15 minuti di questa gara, fasi abbastanza interlocutorie della partita che si avvia ormai alla sua conclusione. I calciatori sono stanchi perché come abbiamo detto il campo è certamente molto molto pesante, prova ancora una volta a venire in avanti lo Scalambra, lo fa con Colavecchi che non si è mai fatto vedere ovviamente nel settore offensivo, aveva ben altro da fare per cercare di arginare le giocate di Bernisi e di Siniscalchi sul settore avanzato destro della Mistral, quindi il numero 3 è rimasto a guardia del suo settore di gioco. Castillocaro fa scorrere palla, va a chiudere Terenzi, Castillocaro lo fa sedere a terra e poi dà una bella palla a Parasmo. Antonio Salone, che tu che sei un intenditore di questi giocatori, si vede qualcosina di buono. Veramente da questa partita mi ha fatto piacere l'innesto di questo ragazzo oggi, non l'avevo mai visto giocare e questo ragazzo secondo me avrà un bel futuro se continua su questi, diciamo, su questi fraseggi. Speriamo che riesca a trovare spazio, è un classe 2000, c'è la possibilità che qualche volta mister Parisella lo faccia entrare magari per addormentare il gioco, è un grande palleggiatore, uno che riesce magari a gestire palla, adesso se la va a prendere corta ma preferisce provare la battuta direttamente su Nunez che prova due volte la conclusione, la seconda viene deviata in calcio d'angolo, si riprenderà con la battuta dalla bandierina, ultimi
assalti della Mistral, magari per portare in rete qualcuno che ancora non è riuscito a fare centro, e mi riferisco a Parasmo, mi riferisco a Bernisi, che pure si fa vedere spesso in posizione avanzata. Ricordo un gol strepitoso in rovesciata proprio con il Terracina di Mario, che ha questi colpi nel suo DNA. Adesso però è in protezione del settore difensivo su Traversi, che guadagna la palla, riesce a difenderla bene anche dall'attacco del numero 16 Sabellico. Poi ancora un tentativo della Mistral, ma va a chiudere in diagonale Terenzi, che poi non riesce a uscire, palla al piede. Spesso i difensori della Scalambra vanno a complicarsi la vita da soli nel tentativo di portare a termine sporadiche e improbabili azioni personali. Adesso ci prova Carinci a venire avanti, palla ceduta al compagno Spenati, Zocchi, ancora Castillocaro che recupera un bel pallone, può essere servito da Parasmo, ma l'arbitro dice che c'è un fuorigioco. Peccato, siamo proprio in linea, mi è sfuggito, stavo guardando la posizione in campo di un altro calciatore, mi è sfuggito questo fuorigioco che avrei potuto giudicare senz'altro in maniera compiuta, perché siamo esattamente allineati con l'assistente che ha segnalato la posizione regolare degli attaccanti in maglia gialloblu. Monforte non ha problemi nel addomesticare il pallone, serve di Lanna, ancora Monforte, piattone per Castillocaro. Castillocaro chiede l'1-2 a Parasmo, che preferisce appoggiarsi sulla sinistra, ancora palla a Castillocaro, grande iniziativa, si allunga appena appena il pallone, bravo Damizia ancora una volta a arrivare per primo sulla sfera, che poi viene giocata bene, benissimo da parte di Bartolomeo, che se ne va sul settore di sinistra. Parasmo non ha nessuno a cui appoggiare, deve andare da solo, prova Parasmo l'iniziativa personale, puntata e gol! Bellissimo. Il tiro di punta che in quella circostanza sicuramente andava fatto per accorciare la distanza dal pallone, è stato bravo Parasmo con questa conclusione da calcetto, perché questa è una conclusione da giocatore di calcio a 5, a mettere il pallone in rete sul primo palo, mentre siamo esattamente al 36esimo della ripresa. Insomma, siamo contenti perché siamo circondati da bambini e è sempre un piacere, Antonio. Non voglio fare, non voglio dire delle cattiverie, però noi abbiamo sempre ragione, nel senso che, hai detto che lui no, il fatto su Parasmo, un giocatore che è entrato in tutte le azioni e ha fatto bene in tutte le azioni e adesso ha concretizzato, mentre quando gioca dal primo minuto purtroppo gli avversari sono molto più giovani e freschi e lui soffre, assolutamente d'accordo, è vero Antonio, è un calciatore che impiegato part time può fare la differenza e l'ha fatta anche in questa occasione, portando sul 5-0 questa partita che probabilmente non è ancora finita, perché la Mistral ancora ha a disposizione degli spazi enormi. Adesso la conclusione da parte di Nunez, che ha peccato in questa situazione probabilmente un po' di egoismo, però insomma ci sta che sul 5-0 si provi anche ad andare alla conclusione personale questo secondo tempo che si avvia ormai alla conclusione, anche se siamo ancora al 37esimo, mancano 8 minuti alla fine. Mistral Gaeta 5, Scalambra Serone 0, ancora un altro rovescio per la squadra di Mister Rufo, che insomma si vede relegata all'ultimissimo posto in classifica, anzi al penultimo posto in classifica, dobbiamo dire, perché no, questo fallo qui poteva evitarlo il numero 9, insomma sul 5-0 non ci sta un intervento così, però Zocchi, lo vedete, va subito a chiedere scusa per questo eccesso di adrenalina che proprio alla vigilia della sua uscita dal campo, peccato, va a sporcare una prestazione di grande volontà per questo calciatore, il numero 9 dello Scalambra, che va sul taccuino per questo fallo di frustrazione probabilmente nei confronti dell'avversario che gli era andato via. Solo ai fini statistici, però insomma questa ammonizione, per fortuna, lo diciamo sempre, quello che è importante è che Bartolomeo si sia rialzato sulle sue gambe. Scalambra Serrone che prova ancora, la Mistral però non lascia spazi, ancora continuano a correre su ogni pallone i ragazzi di Mister Parisella, grande prova di mentalità. Castillocaro deve tagliare tutta la difesa, ma da lì è difficile riuscire a trovare spazio.
deve essere intelligente, cercare di dar palla, cercare di far vedere al mister che lui riesce a creare superiorità numerica, spazi e soprattutto che è un giocatore altruista. Come possiamo dire, Antonio, l'unica incognita di questi calciatori così fantasiosi, così bravi tecnicamente, è proprio quella che magari possono tenere un po' troppo palla e quindi limitare il loro essere positivi in campo. Smussato questo problema, poi alla fine esce fuori la classe. Beh, così Erasmo, purtroppo. Poi ogni partita, sa, perché con questi avversari non è che puoi valutare tanto un giocatore. Ma poi tu che hai giocato a pallone, anche a te non ti piaceva passarla, no? No, no, diciamo che io ero un giocatore poi alla fin fine dell'ultimo passaggio, okay. Perché secondo me non è bravo chi è che fa il gol, ma chi lo favorisce e ti mette davanti al portiere da solo. Esatto, esatto, quei vecchi trequartisti di una volta che con l'ultimo passaggio cercavano di illuminare la zona gol per gli attaccanti che insomma andavano a nozze, no? Era un ruolo sicuramente di quelli che ha fatto sognare tanti ragazzini. Castillocaro, l'apertura sul settore di sinistra per Núñez che deve puntare l'avversario, lo fa, l'avversario che gli lascia anche parecchio spazio, mette dentro la battuta quasi a colpo sicuro, mi sembra Giunta che prova una specie di calcio di rigore in movimento, è probabilmente, anzi no, si tratta del numero 16 Fiore, probabilmente l'azione, il tiro poteva terminare in rete ma c'è una schiena che si frappone tra la traiettoria e la rete e la palla termina in calcio d'angolo. Mistral che ha nettamente abbassato i ritmi ma che non disdegna ancora una volta la possibilità di riuscire ad arrivare in zona gol. Ancora palla per Parasmo. C'era Bernisi in aria che attendeva il pallone, forse in posizione di offside, forse no. Fatto sta che la palla però non è riuscita ad arrivare al numero 2 della Mistral e Scalambra che riparte con il numero 13 Spenati entrato nel corso della ripresa. Attenzione perché qui se si perde palla è rischioso, Bernisi infatti la riconquista, va in area, c'è il tocco, evita il calcio d'angolo, combina un guaio peggiore però quasi il calciatore dello Scalambra che perde palla. Bernisi chiede scusa, dice non t'ho toccato, ho preso il pallone, anche se il numero 15 sembra che abbia qualcosa da dire, si tratta di Paladini, l'arbitro non è dell'avviso del difensore dello Scalambra, non prende provvedimenti disciplinari nei confronti di Mario Bernisi che se ne torna così nella sua zona di competenza. Poi va il capitano a parlare perché l'arbitro chiama a sé Mario Bernisi, non mi sembra che abbia il cartellino in mano, quindi insomma va soltanto a dire non mi sembra che ci siano gli estremi per avere astio o comunque tensioni in campo con un avversario e infatti i due calciatori si stringono la mano e tutto viene ricomposto dal direttore di gara che dice ai calciatori in campo di tenere un atteggiamento più consono a quella che è una partita che praticamente sin dal primo minuto non ha avuto storia, con la rete al decimo di Fanelli che ha immediatamente indirizzato la contesa verso i padroni di casa. Palla per Colavecchi, Colavecchi è ancora fermato da Erasmo Fortunato che poi difende il pallone, subisce fallo e intanto addirittura sta per entrare il secondo portiere dello Scalambra Serrone, si tratta di Cipriani che è un classe 99 che andrà a giocarsi gli ultimi 5 minuti di gara per la sua formazione. Vabbè, fa bene mister Rufo che almeno dà la soddisfazione a tutti i suoi ragazzi di partecipare a questa gara al Ricinero di Gaeta, un campo comunque prestigioso per questa categoria, un campo nel quale si sono svolte partite che hanno visto squadre gloriose del calcio nazionale
venire a contendere la partita. Intanto attenzione alla Mistral, stavolta ce l'aveva messo il piede sotto Fiore nel tentativo di scavalcare il portiere, che suo malgrado viene colpito in faccia, e a questo punto sarà un motivo in più per essere sostituito, visto che è già pronto Cipriani a bordo campo. Credo che vada tributato un bel applauso a Damizia, il portiere che sta per uscire, perché certamente con i suoi interventi ha fatto sì che il passivo non assumesse proporzioni della disfatta. Già 5-0, insomma, è abbastanza importante come risultato, ma poteva essere tennistico e forse anche di più. Felice Pantanella, insomma, è chiaro che il Pontini è il primo già retrocesso, ma è fortemente indiziata la Scalambra di andare giù direttamente senza passare per i playout. Sì, sì, credo poi che conoscendo Alessandro Pantanella come tecnico, che non è persona che cerca di divertirsi con situazioni a rispetto degli avversari di livello inferiore, quindi probabilmente la squadra, sì, è vero, ha avuto tante occasioni, ma non ha comunque affossato l'avversario, quindi sta avendo un pochino di rispetto verso una squadra che comunque è sicuramente poca cosa rispetto al livello del campionato. Allora, dunque, è entrato Cipriani al posto di Damizia, che con quella pallonata in faccia ha terminato una prestazione sicuramente degna di nota. È un portiere che può ambire a restare in questa categoria, l'ha dimostrato, ottimi i suoi interventi, pur in un risultato che vede lo Scalambra soccombere per ben 5-0. Va Bernisi sul settore di destra, mette palla al centro e Parasmo infila il pallone sotto la traversa proprio su un'uscita a vuoto del portiere. Beh, insomma, si è vista subito la differenza. Parasmo era lì al posto suo. Ha giocato 30 minuti più o meno, no? Ha fatto 2 gol. Secondo me uno come lui, se gioca l'ultima mezz'ora, fa male all'avversario. Eh sì, l'abbiamo detto più volte e sono dell'opinione che questa è la tesi da portare avanti. 90esimo, il gol da parte di Parasmo. Lo facciamo noi un applauso al giovane. Bravo Damizia, bravo portiere. Bravo. Sicuramente il migliore in campo della sua formazione, che con una bella prova ha dimostrato che, insomma, il calcio anche a questi livelli è fatto di storie piccole, ma storie che possono magari evolversi in qualcosa di positivo nel futuro. Speriamo di rivedere questo ragazzo in una formazione che possa dargli modo di esaltare ancora di più le sue qualità. 6-0 per la Mistral, ormai è finita la partita, mancano solo 2 minuti di recupero al termine di questa gara che è stata vinta in maniera chiara, inequivocabile, nettissima dai padroni di casa. Una Mistral che può ripartire dopo la brutta sconfitta in termini numerici, però, perché il mister Parisella ci ha detto che la Mistral anche a Terracina se l'era giocata, però certo il 4-0 finale la dice lunga su una sconfitta sicuramente bruciante. Però, insomma, l'importante, come si dice sempre, non solo nel calcio ma nella vita, l'importante è riuscire a ripartire, riuscire a rimettersi sulla giusta strada. Una Mistral che ha perso 3 punti per la vicenda Priverno, che però dà un segnale al campionato di essere una squadra sicuramente superiore a quelle che dovranno andarsi a giocare la salvezza ai playout. Una squadra che merita di uscire al più presto di questa zona e di porsi al ridosso della prima parte del campionato, delle prime 7, le magnifiche 7 che si giocheranno fino all'ultimo la promozione. Una promozione incerta, una promozione per certi versi appassionante, una promozione che deve ancora dire, secondo me, il meglio di sé dal punto di vista delle squadre che si giocheranno fino all'ultimo questo campionato. Per quanto riguarda questa telecronaca, ringrazio Giuseppe Capuano per avermi dato l'opportunità, ringrazio e saluto Vito Coppola, che è il telecronista ufficiale di RTG Telegolfo per quanto riguarda la Mistral, ringrazio il nostro amico Enrico Duratorre alle riprese.
Felice Pantanella al commento tecnico, il nostro amico Antonio Salone di You Channel, che saluto, gli lascio l'ultima battuta a corollario di una domenica passata come sempre in amicizia a guardarsi una partita di calcio. Diciamo che mi fa piacere per la Mistral che ha portato in porto questo risultato. Alla vigilia sono tutti difficili le squadre, però poi abbiamo visto il tasso tecnico in campo, non c'è stata partita. Faccio anch'io un saluto a tutto lo staff di Telegolfo. Grazie a tutti voi, da parte di Erasmo Lombardi di Perna e tutto, le squadre escono dal campo, una domenica all'insegna di una bella partita in una bella giornata di sole qui a Gaeta. Mister Parisella, allora una vittoria, serviva una vittoria arrivata anche in maniera molto larga. Sì, serviva la vittoria perché venivamo da una sconfitta di domenica a Terracina, la classifica non ci permetteva altri risultati. Mi è piaciuto il primo tempo della squadra, dove non ha preso la partita sotto gamba come poteva succedere in queste situazioni. Abbiamo inserito questi ragazzi nuovi, hanno dimostrato che possono fare questa categoria tranquillamente, e quindi da adesso in poi speriamo di riaggiustare la squadra e quindi risalire un po' la classifica, perché dai componenti della rosa non penso che non è questo la classifica che deve avere questa squadra. Il Priverno che si è ritirato modifica un po' la classifica, vi hanno tolto i 3 punti della vittoria, quindi era necessario, questi 3 punti erano necessari. Sì, mi dispiace per il Priverno, una società dove ho giocato per 2 anni, finire così, conosco bene il presidente, se ha fatto una scelta del genere perché ci stanno delle motivazioni abbastanza valide. Mi dispiace quando succedono queste cose, perché poi i campionati vengono presi in maniera un po' diversa, ecco. Quindi noi ci hanno dato 3 punti, a qualcuno gli vengono dati perché forse ha perso o pareggiato, e quindi questo ha sconclusionato un po' la classifica, però si vede che non si poteva andare più avanti. Il cambio in avanti tra Parasmo e Di Florio, una scelta tecnica o una scelta dovuta ai giocatori? No, ho visto Di Florio già da un paio di settimane che stava abbastanza bene, quindi quando poi gli allenamenti li fanno abbastanza bene bisogna fare in modo che il ragazzo gli venga dato l'opportunità, un ragazzo che si è allenato sempre alla grande, e quindi era giusto che chi lo dimostra durante gli allenamenti è giusto che gli venga data la possibilità poi la domenica. In alcune interviste nelle giornate precedenti lei ha parlato di un lavoro sulla testa dei giocatori, soprattutto su una squadra che sta prendendo consapevolezza delle proprie forze. Come sta andando il lavoro sulla testa dei giocatori? Sta andando bene, i ragazzi devono essere convinti che noi siamo una grande squadra, siamo una squadra costruita per fare un campionato di medio-alta classifica in questo momento, quindi i risultati purtroppo ci dobbiamo andare a conquistare anche fuori casa, perché con qualche risultato fuori casa ci permette di raggiungere la classifica un po' più, di risalire la classifica un po' più velocemente.